Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Tea Time. Oggi sono qui per raccontarvi due storie molto particolari su questo gioco di carte. La prima riguarda il perché in Yu-Gi-Oh! È stato inserito un limite massimo di 60 carte nei mazzi, mentre la seconda riguarda una donna chiamata Yu-Gi-Oh! Ma prima di tutto vi ricordo come sempre di iscrivervi, accendere la campanellina, mettere mi piace, commentare e condividere questo video. Ma detto questo, procediamo! Iniziamo parlando di questa oscura scelta fatta da Konami, ma prima di addentrarci verso l'evento scatenante che ha portato a questa scelta, voglio fare con voi una panoramica generale riguardante le scelte effettuate dai vari giochi di carte attualmente in circolazione su questo argomento. Partiamo parlando di Hearthstone. Si tratta di un videogioco di carte collezionabili uscito nel 2014, dove ogni giocatore deve utilizzare un mazzo composto da 30 carte, in cui si possono utilizzare due carte per copia per quanto riguarda le comuni, le rare e le epiche, e una sola per quanto riguarda le leggendarie. Parlando invece di Magic, il gioco viene gestito in maniera differente. A differenza del primo, questo non ha limiti per quanto riguarda le carte del mazzo, però ovviamente le regole impongono che il giocatore deve essere capace di poter mischiare le proprie carte da solo. Si arrivarono a creare mazzi al limite del mescolabile, ovvero 200 carte. Yu-Gi-Oh! Invece, a differenza di questi due, fino al 2007 non aveva regole in merito, in quanto fino ad allora non c'erano stati veri e propri problemi. Esisteva ovviamente un limite minimo, che era quello di 40 carte, in quanto esistevano già meccaniche che permettevano al giocatore di vincere la partita in un solo turno. Quell'anno erano presenti nel meta 6 mazzi: Perfect Cycle, Burn, Zombie, Cyber, Warrior e DDT. Durante il nazionale in Germania nel 2007, il giocatore Mike Sewe, di cui avrò sicuramente pronunciato il nome male, si presentò con un mazzo molto particolare. Ci misi anni a capire quale fosse l'oggetto che lui e l'altro ragazzo trasportavano in questa foto. Forse era anche intuibile, e no ragazzi, non è una bara sottilissima. È un enorme deck box. La lista che venne portata al torneo comprendeva 2222 carte. E no ragazzi, non leggeremo tutta la lista insieme. Forse se questo video raggiunge i 100 mi piace, farò un video dove leggo tutta la lista. Ve la butto così, dai. E ovviamente il solito foglio con la lista non è bastato. Forse non è bastato neanche il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, tavolo. Pensandoci adesso sembra una grande ed enorme barzelletta, e invece no. Da come potete vedere, per tenere solamente il mazzo in piedi, i due ragazzi si erano portati un'impalcatura in legno per non far cadere le carte. Come si commenta sta cosa? Non si commenta, sono dei geni assoluti, oppure uno dei due era un falegname. Ovviamente, essendo falegnami e non ingegneri, non avevano un dispositivo per poter mischiare automaticamente il mazzo. E quindi qua sorgeva una grande problematica, che però era al fulcro anche della loro strategia. La loro tattica di gioco si basava su questo presupposto, ovvero creare dei turni infiniti insostenibili anche per lo stesso avversario, che avrebbe dovuto ogni volta aspettare i turni infiniti dell'avversario, oppure nel peggiore dei casi arrendersi. Questa storia mi ricorda quando giocavo contro Ritualbista. Mamma mia, che agonia. Se non ricordo male, in un amichevole ho pure quittato, no, non ce la facevo più, era troppo lungo il turno. La tecnica ideata dai due era praticamente imbattibile. L'unica cosa che sfortunatamente non considerarono fu la pazienza di Konami, che a causa dei palesi danni che stavano causando all'organizzazione del torneo furono allontanati durante il secondo turno. Da quel giorno fu introdotto il limite di 60 carte. Ovviamente i due ragazzi quell'anno non vinsero il nazionale, ma le loro eroiche gesta sono ancora narrate nel 2021. E se noi, a distanza di 14 anni, ancora ce ne ricordiamo, vuol dire che sono entrati ormai nella storia del gioco. Ovviamente a cazzo duro e a gamba tesa. La seconda storia che voglio narrarvi è ambientata in un mistico paese chiamato Ancona, la città dove io mi dirigo il sabato a fare i local. Ok, non faccio un local da un anno, no, forse di meno,
Però, vabbè, era la mistica città dove mi dirigevo il sabato a fare yoga. Il 18 luglio 2016, una signora asiatica è stata fermata da un controllore durante il suo viaggio in autobus. Lei, ovviamente sprovvista di biglietto, perché in Italia il biglietto dell'autobus non si compra, decide di ribellarsi all'autorità dell'autobus, decidendo di sua spontanea volontà di non dichiarare le sue generalità, sperando di non beccarsi la multa. A quel punto il controllore decide di chiamare le autorità di grado superiore, i poliziotti. Ovviamente questi intervenirono subito e chiesero in maniera meno gentile le generalità alla signora. Lei, ovviamente, alla loro richiesta delle generalità, disse di non avere i documenti e di chiamarsi Yu-Gi-Oh! Gli agenti, ovviamente molto calmi e tranquilli, la invitarono a salire sulla volante per portarla in questura. In quel momento la signora capì che erano un po' cazzi amari e quindi tirò fuori passaporto, permesso di soggiorno e carta d'identità. Ovviamente la signora non si chiamava Yu-Gi-Oh! E non abitava in Toscana come aveva prima riferito... Ho detto poliziotti o carabinieri? Vabbè, alle autorità. Per la donna, ovviamente, scattò la denuncia. Ragazzi, che storie avvincenti. Se ne conoscete altre, passate qua sotto, c'è il mio link di Instagram, e scrivetemele. Così ci facciamo un altro episodio di Tea Time con queste storie belle, discutibili, varie. Vi ricordo ovviamente, come vi ho già detto prima, di iscrivervi, accendere la campanellina, condividere questo video, mettere mi piace e come easy, e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!